Pronto, sono Jones. Sì? Spencer, ti prego, ho bisogno Sì? del tuo aiuto. Stia qui, in questa stanza. La macchina del tempo! La macchina del tempo! Ora so come tornare sulla Terra. So come tornare sulla Terra. Devi uccidere l'anime, non lasciargli di vita. Anime. Jane! Jane! Perché me l'hai ridata? Sei un essere potentissimo e con un grande amore. Tiralo fuori. Ora! Tu in realtà eri un angelo e sei tornato all'origine. Addio, anime! Coltiva il bene! Addio, anime! Questa è riuscita! La macchina del tempo! Alex! Ci vediamo di là! Alex! Ci vediamo di là! Arrivo, Jane! Alex! Jane! Amore! Sei tornata sulla Terra! La mattina seguente abbiamo catturato il colpevole che ha convertito anime nel male. Si chiama Baba Yaga. È la madre della sposa dell'essere ora divenuto angelo. L'abbiamo catturata e una volta uscita dal portale l'abbiamo presa e legata a una sedia. Continuava a dimenarsi e a sbraitare. Per annientare questa cosa abbiamo dovuto ricorrere all'acqua santa ricavata da una sacra fonte nei pressi della Francia che avevo lasciato molti anni fa nella mia cantina inutilizzata. Ma ora c'è stata utile. Per sconfiggere questo male. Dobbiamo fare subito qualcosa. Alex, è stata una persona di portarla in casa nostra. Baba Yaga è una strega molto forte. Baba Yaga! Tu non mi farai più niente, perché tu non hai più potere. La notte di Halloween ti si rigenera? Bene, io accenderò questa. Gli hai versato l'acqua santa. Ottima mossa, ragazzi. Dovrebbe essere deceduta. È un male non troppo male, diciamo, nel senso che comunque con l'acqua santa si può tranquillamente annientare. Cioè, mi hai aiutato a toccare il cuore. Io non mi azzardo. Alex, non ti devi preoccupare, sono qui per questo. Andiamo. Sì, Alex è morta. Finalmente è deceduto. Il male vero è morto. Per tutto questo tempo Anime era stato sotto il possesso della Baba Yaga. Lui era già cattivo, ma è tutta colpa sua. È lei che l'ha portato sulla strada della vera cattiveria. Alex, ce l'abbiamo fatta veramente stavolta. Alex, tutti dobbiamo riprendere l'uscita dalla macchina del tempo, tanto di fatto non ritornando dentro. È vero, Jane! Ci siamo quasi, ci siamo quasi! Ora! Alex è stato talmente forte che ha causato un enorme terremoto! Attacchiamoci alle pareti! Alle pareti! Dobbiamo risalire in alto. Dobbiamo vedere se i nostri figli stanno bene, Alex. Sì, Jane. Ci sei. Dai, saliamo. Elena, Luca, sta tutti bene? Dobbiamo uscire da qui. La casa non reggerà. Dai, Jane, vieni. Aiutami ad aprire la porta. Dai, ci sono, ci sono. Dai, ragazzi, usciamo, veloci. Sto cadendo. Dai, ragazzi, aggrappiamoci. Yeah.
Luca Jones, ti vuole il papà. Arrivo, mamma. Oh, Luca, quanto tempo. Papà, come stai? Bene, grazie. E te? Hai preso la voce dal tuo papino. Gli anni passano. E quando gli anni passano, io invecchio. Non ho più le forze dell'epoca per poter fare tutte le mie avventure, amore mio. Ma sappi una cosa. Vieni qui. Ho un regalo da farti. Per me? No, è un regalo troppo grande, non posso accettare. Continua tu. Tu puoi. Io non più. Intendi dire che io e Elena... Sì. Dovremmo portare avanti la stirpe dell'avventura. Esattamente, Luca. Papà, grazie. Veramente. E quindi... Prendine cura di questo cappello. Sì. Lena! Oh, Lena! Quanto Luca. Tempo che ci rivediamo! Oh, Luca! Lena, quanto Lena, Lena, come veramente. Stai? Raccontami, Lena! Avanti! Dimmi come stai! Come sta andando la tua vita? La mia vita sta andando molto bene. Io so che anche la tua è veramente forte. Fratellone. Sì, ora possiamo dire che la stirpe non si fermerà con Jane Jones, ma andrà avanti con noi. Però... la storia finisce qui, ragazzi. Grazie per chi ci ha seguito sin dall'inizio. Addio.